contenta di ospitare oggi su RDS uno dei protagonisti per quello che sarà il film dell'anno, perché io l'ho visto ieri sera in una visione privata, perché essendoci lui oggi volevo vederlo in tutta la sua bellezza e soprattutto la sua altezza. Lo conosco, Max, lo amo da 22 anni. Grande Max! Scusate, ma io sono molto emozionato perché trovarmi vicino a due colonne portanti della radio mondiale, universale. No, io sono molto emozionato, ragazzi. Non so se si vede. Guarda, io sono emozionata perché l'ho visto ieri sera questo film, che è il nuovo di Virzì, che si chiama Siccità, dove si capisce, capito, la scelta dei personaggi, la sceneggiatura, la bravura degli attori. La bravura degli attori. Max è tutto sporco, è un disperato, è un uomo finito. Come nella vita reale. No, ma quando diciamolo. Ma quando mi avete visto arrivare stamattina, manco mi avete riconosciuto. Quello, ho fatto la doccia. Allora, Siccità arriva nel cinema oggi, e come dicevo prima, è il film di Virzì, è una storia molto bella, alla soglia della fine del mondo, con una Roma assolutamente inedita, perché così non la vedremo mai. Adesso ne parliamo meglio con Max, però fate conto che a Roma non ci sia acqua. Ecco. Il Tevere completamente prosciugato, le scene del film sono veramente forti. Vedere questo letto del fiume, dove tra l'altro ci sono reperti storici. No, spoilerare perché... tutto. No, però, non dico niente. No, ragazzi, scusate, posso parlare, prego, un attimo, prego, a difesa, ragazzi, dell'impoverimento della lingua? Dica. So spoilerare, non lo posso più sentire. Ma chi l'ha inventato? Che è questa cosa? Senti, allora troviamo un sinonimo, come vuoi dire? Non anticipare. Ma che è so spoilerare? Da dove nasce? Hai ragione. È come piuttosto che. Ma tutte no, piuttosto che non si può dire. Non si può dire. Esce oggi in tutti i cinema Siccità, il nuovo film di Paolo Virzì, con Max Tortora, Silvio Orlando monumentale, sì, un Valerio Mastandrea bravissimo. Mastandrea senza R. Sì, l'ho imparato ormai da devo tempo. Devo dire, un gran bel e film. Veramente un gran bel film. Sì. Con una. Ci racconti la trama in due parole? Allora, Roma subisce, oltre a tutte le cose già subite nel tempo, diciamo l'Italia, il paese, in generale, ma Roma in particolare, è particolare. Ambientiamo qui il film, una mancanza d'acqua, non piove da 3 anni, e quindi, non piovendo da 3 anni, si sparge anche una specie di virus attraverso delle blatte, eccetera, 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 che portano sonnolenza, morte e quant'altro. Un film apocalittico, No. Allora, sembrerebbe un film apocalittico. In realtà c'è anche della commedia, anche una speranza, un messaggio di speranza. Certo, quindi, no, questo bisogna dirlo perché sennò sembra sempre. No, non è un drammone. C'è anche qualche risata, eccetera, eccetera, eccetera. Sì. Ed è un gran bel film, un po' perché, come per tutte quelle alchimie fortunate in cui si è nel posto giusto, al momento giusto, arriva in un momento giusto. Arriva perfetto. Dopo quello che abbiamo passato, dopo quello che dopo facendo. Il Covid, con l'emergenza idrica, che non è un film, certo, è vera, esatto, è reale, è di tutti i giorni, esatto. quindi purtroppo. E il personaggio di Max è un personaggio molto nelle sue corde, proprio ti è venuto facile, di la verità. Allora, intanto io devo dire che per anni, e ancora adesso, io so a memoria il tenente Colombo, mi vedo tutte le puntate con tutti i dialoghi di tutti i cattivi. Adesso ti dice che c'entra il tenente Colombo. No, c'entra perché uso un trench, esatto, che me l'ho ricordato moltissimo. Sozzo in una maniera, sto trench. Sì, perché qui che succede? Nel mio caso specifico, tutti i personaggi hanno una loro storia molto bella che si intreccia con quella degli altri. Il mio in particolare è un commerciante che ha subito un tracollo finanziario e che non si accorge però di tutto quello che sta succedendo. C'è solo la sua storia personale. È preso dalla sua storia personale, questo per farci capire un po' che poi nei momenti di grandissima difficoltà, il famoso com'era, nessuno si salva da solo, è vero, certo. E quindi lui, preso da sé, dalla sua rivalsa, vuole assolutamente vincere la causa per rientrare in possesso dei beni perduti, vuole andare in televisione a raccontare la sua storia, ma non si accorge che intorno sta venendo giù l'apocalisse, esatto. Hai capito? Quindi l'egoismo, però senza il dolo, ecco, quella cattiveria, diciamo. Allora, io prima parlavo con Max, non so se i nostri ascoltatori si ricordano un film meraviglioso di Nino Manfredi, che è Brutti, Sporchi e Cattivi. Come no, fatto nel monte, come si chiama? Monte Spaccato, fatto a Roma, sì, bravo, Monte Spaccato. Ed è un film dove veramente sono tutti brutti,
sporchi e cattivi. E in questo film, il nuovo di Virzì, un po' sono tutti brutti, sporchi e cattivi, tranne qualcuno che si salva, perché c'è la miseria umana, c'è il fregarsene degli altri, c'è una Roma strana. Pensate che questo possiamo dirlo perché si vede anche nel trailer, il Tevere è prosciugato completamente, la gente ci va a fare le passeggiate, quindi c'è anche una visione mistica durante un excursus di Silvio Orlando che esce. Vabbè, non posso spoilerare. Sicuramente è un film che non fa acqua da tutte le parti. Questo lo possiamo dire. Nel cast c'è anche un cameo della Bellucci, insomma, poi ci sono Populizio, insomma, è un cast veramente forte, una Pandolfi bravissima, bravissima. Ma tu che hai lavorato con tantissimi registi, perché Virzì ha un modo diverso di dirigere gli attori rispetto agli altri. Questa è una mia curiosità personale, perché in tutti i film di Virzì gli attori sono bravissimi e credo che in questo c'entri un po' il regista, no? Intanto c'è l'entusiasmo, voglio dire, io ringrazio tutti i registi che mi hanno voluto con loro da quando ho iniziato fino adesso. Paolo c'ha una cosa che hanno tutti i grandi e i bravi, cioè che è l'entusiasmo che trasmette poi a tutti coloro che lavorano con lui e intorno a lui. È fondamentale, perché se tu non c'hai l'entusiasmo, dove vai? Ah, ma allora quindi è diverso da altri. Vuoi dire che ci sono stati registi con meno entusiasmo, con meno cura, con meno passione? No, non l'ho detto questo, l'hai detto. No, sai, cerco di capire. Ho detto come tutti i bravi e come tutti quelli che sono bravi. Deve mettere sempre zizzania. No, io sono per la verità, signori, io non metto zizzania, faccio questo lavoro. No, e il mio lavoro è quello di fare domande. Io ho parlato in italiano, non ho detto che lui c'ha l'entusiasmo degli altri, no. Questo l'ha detto te. Quello che si può dire è che molti registi sono più tecnici, altri sono più vicini agli attori. Nella vita ci vuole, in qualsiasi cosa tu intraprendi, l'entusiasmo. Lui ce l'ha e probabilmente arriva. Sicuramente il buon risultato viene da quello. Io degli altri non ho parlato. No, va bene, Max, va bene. No, ma è fatta così. Lascia, è così. Senti, è diventata molto giornalista, ti fa dire quello che vuole lei. No, io faccio domande, voi date risposte, io interpreto. È come quel come il posteggiatore napoletano che mi diceva la domanda e la risposta, no? Tanto a voi prima delle 5 non vi serve, no? Dico, no, guarda, a me mi serve, lo sta a dire lei che non mi serve. Ormai è tutto così, tu vai in televisione e ti fanno dire quello che non hai detto, poi c'è il web che di virgolette dice polemica sul web. Ma nessuna polemica, poche. Guarda, se io di domande per metterti in difficoltà ne ho tante. Per esempio, Siccità è il miglior film che hai fatto nella tua carriera o ancora deve venire il migliore, come si dice in questi casi? Guarda, io sapendo che tu mi avresti chiesto questo, mi sono preparata la risposta una settimana fa. I film sono come i figli, come le battute, come i libri, come i monologhi, come tutto quello che ti viene in testa in quel momento. Che fai? Come fai a scegliere? È difficile. Ottima risposta. Anche Max, le canzoni che ho amato nella mia vita, io non posso dire quale sia più bella dell'altra. Però sei affezionato a canzoni e probabilmente sei affezionato a film che hai fatto più che altri. Sono tutti uguali, tutti figli tuoi? Non sarebbero entrati nella mia vita. Ah, bella questa, è una cosa interessante. Non ci sono persone a cui ho dato confidenza o ho dato amore che sono migliori di altre, perché non sarebbero proprio entrate nella mia vita, né i registi, né i sceneggiatori, né gli attori, né i collaboratori. Ognuno è stato scelto da me, pensando che mi scegliesse. Ma che cosa, mamma? È stato accolto. Oh, signora, allora, Siccità, Paolo Virzì con Max Tortora, Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Bella Bellucci, La Pandolfi, un film straordinario. Bello, ho dipinto i miei social delle immagini di questo film perché sono entusiasta. Andate a vederlo assolutamente. Allora, ragazzi, vedere. Posso dire una cosa prima che andate in pubblicità? Che c'è la pubblicità? Sì, no, hai finito, cioè ti mandiamo a... Che vuoi dire? Dilla, che l'altro giorno hanno deviato un asteroide da qua, sì? Con un bottone. Sì. Io sono 3 anni che ho sciacquone rotto, se qualcuno può fare qualche cosa. Allora, per favore, serve un idraulico a casa Tortora. Grazie di essere venuto. Grazie a voi, ragazzi, grazie. Non cambierà mai. Siccità al cinema, baci, ciao Max. Ciao. RDS.